Allora. Buon salve a tutti, ragazzuoli. Ma come, non c'è un'immagine di Elden Ring? Minchia, ma sono proprio un pessimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Magari su Twitter ce n'ho uno. Devo mettere la mia faccia. Penso proprio di sì. Eh sì. Ok, ci siamo. Aspetta, glielo dico a mano. E va bene, ci siamo. Scusatemi per l'attesa. Allora, cosa abbiamo fatto se off screen senza che voi lo sappiate? Bene, il personaggio l'abbiamo un po'. Aspetta, come so. Ah no, è vero che. Guardate, allora abbiamo aumentato. La forza era 10, se non erro. Mi ha portato a 16, l'intelligenza 18, la vitalità 12, la mente è rimasta uguale, la tempra l'abbiamo portata a 11 e basta, non abbiamo aumentato altro. Ho cercato di essere il più easy. Immagino che la console dia fastidio, ma ehi, va bene così. E questa è l'armatura che abbiamo.
Non c'è avuto nulla, però va bene. E quindi via. Allora, la mia cosa. Ah, sì, vabbè. Ora usiamo questa perché lui usa gli spadoni, praticamente. Spadoni e gli incantesimi. Lo scudo ancora no perché non ci serve in realtà. Potrebbe servirci, ma non so se ci porta inferno. L'ho provato al più 2, poi ho usato le doppie, infatti ho fatto questa cosa qua. Per solo farmare un pochettino. Ho preso la torcia, ho fatto tutto e adesso abbiamo Torrent. Adesso, la cosa che vorrei dirvi è che non andremo subito qua, ma andremo da lassù, perché da lassù potremmo prevedere il tipo lì, come si chiama? Il gigante, perché c'è il gigante di là, se non si vede però c'è. Quindi lo prevediamo e andiamo al castello. Cioè, facciamo per adesso la strada lineare. Qua c'erano i fulmini. Basta che non li piglio io. Ok. A me piace un sacco Torrente, proprio per il fatto che riesce a fare tutte queste cose. A parte arrivare lì. Poi sto cavallo, i danni da caduta del cavallo non li ho mai capiti in realtà. Avrei preferito che non ci fossero questi danni da caduta così tanto. Ora vediamo solamente di non fare stronzate, eh. Come al nostro solito. Vedi, ci sono questi giganti che a noi non ci interessa in realtà. Quindi perché affrontarli perché? Quindi ce ne freghiamo. Ma dove? Ah, ciao! E chi lo sapeva? Riusciremo a sconfiggerla? Aspetta, riusciamo a fare lui. Vediamo. È fattibile. No, è fattibile, è fattibile. Ah, usiamo lui. Usiamo il gigante. Dai. Bravo. Grande, grande. Vai, vai, vai. Aiuto.
Però era fattibile. Era fattibile farlo così. È molto fattibile. Notte, ciao. No, no. Ah sì, è vero, sì. Quello è vero. Ok. Però aspetta, compare solamente. Lo facciamo? Direi di farlo. Compare ancora? Vediamo. Aspetta. Ah no. No, io devo riuscire a farlo. Fanculo però. Sono preso un colpo. Fino alla notte, sì. Il gioco sarà così, è per forza, ragazzi. Però vedremo. Quello che voglio portare con questo personaggio sarà divertente. Poi più che altro lo voglio anche vedere se pelato ci può stare. Perché così non è per niente male, con la barbetta particolare, draconico di colore nero. Nero pece poi, nero opaco. Non è un nero. Te li lasciamo indietro, eh. Viene?
Aiuto. Aiuto. Ok. Ok. La farò? La devo fare. No! Quasi. Rifacciamolo. Cosa dobbiamo uscirci? Ma no, per il mattino, sono deficiente. Ma c'era già il mattino. Divertente. Ma più che altro non aspettavo che ci fosse un uccello della morte lì. È stato proprio inaspettato come cosa. Non sarei mai aspettato. Usare il gigante come supporto per la boss fight non era per niente male. Voi state lontani, eh? Aiuto. Ma fanculo a mamma te. Un po' difficile però. Però.
Ma che cazzo? Vedo comunque non c'è nessuno. Triste sono. Triste io essere. Pianotte. Ho un po' la vita giù, però secondo me ce la faccio. Basta avere fede. E culo. Fede e culo. Non vanno mai a braccetto fede e culo, Ah, penso di andare prima di spada e poi di coso. Proprio da dare un po' spada e magia. Sì, so che dovrei essere più magia, però. Chi è? Ah, lui. Aia. Aiuto! Ma fanculo, cazzo! C'ero quasi! Poi c'è la mia console che fa un rumore della Madonna. Ok. Allora, se lo sfidassi da terra avrei più vantaggio perché comunque mi starebbe vicino, sì.
Sì, abbastanza. Proviamo così, va. Questa live è proprio solo su di lui. Per me anime sono là, in fondo. Questi pipistrelli potrebbero essere una fonte di fiaschetta, cioè di ampolla in più, secondo me. Se usato come si deve. Ok. No, ce l'ho quasi. Vabbè, facciamo da terra, dai. Ok. Non ne ho ovviamente semi, non so perché me lo fa. E se facessi sempre l'attacco in salto potrebbe funzionare. Ma scusatemi.
Non lo so. Ma usassi tutti loro? No. No, pessima idea. Pessima, pessima idea. Andiamo ancora due tentativi, dai, facciamolo. Pipistrelli mi hanno rotto il cazzo. Mi hanno rotto il cazzo. State lontani, pezzi di merda. Ah! Ma non so più prendere le... Eccoti qua. Dai, fatti sotto, puttanella. Via. Comunque mio stino di attaccarlo col cavallo. Ah, ce l'ho fatta! Quanto mi darà un cazzo? Ti immaginavo.
Ah. Ok. Questo siamo qua. Mai vista sta zona. Oh, il tizio. Ciao tizio! Sai che la tua motore è molto bella, tizio? Not seen you before. Name's Bernard. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. E qui possiamo prendere l'abilità di ogni tipo. Ok, fornisce affinità, abilità, armamento. Sì, fornisce. Beh, mi piace, grido di guerra. Cosa fa però? Fatto montante, stringe nuovamente, abbassa. Ok, non mi interessa. Questo vabbè, da così in più potrebbe sempre tornarmi utile. Paramento, abilità, labbra. Ok. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their art. A fine tale, all told of true chivalric work. That's how I fell in love with the sword. It grants meaning even to falling in battle. Well. Me lo auguro. Vabbè, dai, mi devo sedere, che cazzo faccio?
Però mi piacciono la sua armatura, solo che non è che mi interessi così tanto. E da qui si va a quello che pensavo io. Bene, bene, bene. Eccola là, ciao. Everyone who came with me. They crossed the sea for me, they fought. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think of it. Sì. You're all on your own, are you? Enticed by the one in the white mask, I suppose. Well, that makes us two people. I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off, or legs, or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Grazie. The poor thing deserves someone braver than. And the spirits look rather. It'll be glad of your company, I think. It was a pleasure, Bob. Can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? It was a pleasure to see Bob. Tell them I love and finally getting the hang. Certo. Con molto piacere, signorina. Eccolo lì. Gli facciamo un'imboscata? Sì. Siamo vicini a uno di quei portali. Che cazzo è? Di là. Ah, non ci sono le tombe. Ecco qui le tombe. E vabbè però, eh. Ma quante rune, eh? Ma poi. Dai qua, dai vicino. Uè, metalupo di Jon Snow, bitch. Cosa vuoi fare, eh? Il WWF qua si attacca su cazzi. Chi è che urla? Ah, eccola la zona. Allora. Che cazzo faccio?
A noi due, puttanella. Yeee, ce l'ho fatta. Ma che? Madonna. Ah no! Sono questi. Ok, me l'ho dimenticato, è vero. Le urla di questi corpi qua di notte. È molto agghiacciante come cosa, ma anche interessante. Mo' prendi un pochettino tutte le cose. Ci sta. Aia. Aia. Ma so che poi ritorno, quindi è ancora peggio come cosa. Come gigante di merda ritorna e come? Che carini che sono. C'è la spada del vassallo che a me non serve un cazzo. La balestra. Ok. Piazza pulita qua. E si va su. Una testa volante, credo. Aspetta. Già che ci siamo, andiamo qua. Aia. Meno male che un po' segue, se no io tipo ero lì che cagavo addosso. Anzi, mi stavo già cagando addosso in realtà. Di morire. È vero che ci sono quei frammenti lì che io non me ne faccio un cazzo in realtà, però non si sa mai. No, è la testa di una qualcosa in realtà, però non mi ricordo cosa. Adesso
No, altri pipistrelli, grazie, no. Gambe crociate. Beh, allora. È un premio. Allora. Insieme a quella scheggia lì. Quindi, lo accetto. And now it's time to go a fare il crogiuolo. Giusto? Si chiama crogiuolo, giusto? Tanto c'ho 8000 rune. Più queste. Come si dice, ne ho in avanzo. Aia. Belino. Che, ma sono forti questi. Questa parte me la sono sempre. Non l'ho mai fatta. Perché sbaglio sempre cose? Belin, mi piace. Ah, sì. Se al mattino stessero fermi e alla sera si muovessero con le urla così ci sta. Molto più. Ma è macabro, eh. È macabro. Eccolo. Dai, è stato di marica. Ah, sì, c'è qua. Io non mi ricordo cosa c'è qua. Ma, come si dice, la facciamo? Non credo che ci sia quello che penso io. Infatti era lui. Aia. Proviamo a farlo. Non mi sembra difficilotto, ma lo voglio provare. Più alto per la spada che c'ho. Oppure facciamo una cosa. Nella mappa ce l'abbiamo. Andiamo avanti con la trama, va. Nel senso, con la trama, con la lore. E vogliamo andare avanti. Però sarebbe meglio adesso, se possibile, vorrei andare da parlare con Marika. Perché Marika, se non sbaglio, mi viene a dire della tavola rotonda. Carini. Qua però non c'è Marika. No, Marika. Melina. Ah, invece sì. This tiny golden aura is the grace of the Earth Tree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear you can see them, can't you? The rays of grace that guide you
through your burden. Sì. Upon the cliff in Castle Stormvale is a shard bearer, a demigod, who inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Upon the cliff, a demigod. If the rays of glen the Elden, as an ally, pray to face the challenge. Ok. Va bene, cioè, con le morte che mi sono preso, potevo andare peggio. Andiamo avanti, non ci perdiamo. Chissà se dobbiamo andare anche sulla spiaggia, dobbiamo esplorare un pochettino in realtà, però perché dobbiamo andare indietro, dobbiamo sconfiggere anche il cavaliere che era sul coso lì. Ah, quello è uno delle arene. Sì, anche là, cioè il Colosseo in realtà. Ma secondo te sono così stupido? Andiamo avanti. L'esplorazione si fa dopo. Ok.
Bravi. Perfetto. Allora, guarda come sono nascosti. Vedo le loro frecce. Che però comunque per questa loro entrata è ben difesa. Avrei messo dei almeno due balestre gigantesche. Non solo, non una. Perché non si sa mai, eh. Non si sa mai. E allora 3600. Qui sono due, 1200. Questa 600. Ah, 800. 1000. 1600, chi se lo ricordava questo? Oh, ok, ah, ancora. Me, I'm searching for my purpose given to me by my mother inside the Earth Tree long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the finger maiden, yet can offer no guidance. Bastarda. My purpose was long ago lost. Ah, pensa te. C'è una guerra. Ah, lo posso già mettere. Figo. No, standard. Shall I turn your let my hand share them with me? Livelli? 4. Your ambitions. The principles you would follow. Better no. Andiamo. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Vediamo un po'.
Thou art of passing skill. Warrior blood must truly run thy veins. Ero quasi. C'ero quasi. Questa volta prova, stai fermo. Tranquillo, tanto abbiamo quasi finito. Come live può bastare. No! Guarda! Mancava poco! Poco, poco, poco! E avremmo vinto! Però comunque non è male la cosa brutta! Il dio di guerra così! Hanno fatto un'ottima idea a fare tutte queste cose qua del che poi switcherei le ceneri di guerra, tutte queste cose. La trovo un'idea che...
Aia. Allora, ok. Vabbè. Ma vaffanculo. Però farlo da solo non sarebbe male. Però ho bisogno di una mano. Ce la faccio da solo, però mi serve una mano. Che sta con solo come bella pompa. No! Sai cosa? Sono avido. Stavolta ce la facciamo. Niente più avidità. Ok, via.
Oh! Lui non è morto. Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you, and whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. Tavola rotonda. I can take you to the Round Table Hall, gathering place of tarnished champions, guided by grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Almeno una cosa magica, non lo so, un bagliore sulla mano. Non so, non è che costasse così tanto, eh. Eccoti qua, ciao. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. You, a house guest, remember your place. Okay. Ecco, non si può attaccare. Hello. Hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her. Certo. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers. And explore the secret so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper way. Do you still see it? You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to... Ah, vuoi una tua preghiera? Bello, ci sta, mi piace. Sì, ma a me non piace questa cosa. Ah. Motore non mi serve. Questo però... Esatto. Esatto, dovevo prenderlo meglio. Meglio, via. Ciao.
Non te ne voglio neanche parlare. You're a new face. No matter. Lay out your arms. Go away. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. That's all there is to it. Nah, well, no crime. My being a prisoner. Besides, despite my different sides, it helps me. Okay. Dai, mancano due. Per due feste non posso. Fanculo. E vabbè. E ragazzuoli, cioè, ovviamente io potrò anche uscire da quest'area, eh. Però per adesso questo è il percorso che abbiamo fatto. Io vi direi di fermarci qua. E la prossima, al posto di andare avanti, esploreremo un po' qua. Da poi arrivare qua. E se vogliamo scendiamo anche in giù. O andiamo anche qua. Cioè, facciamoci... ci allarghiamo con la mappa, facciamo anche dei giri qua prima di andare nel castello, diciamo. Così almeno da visitarcela un po' bene, da fare un po' di livelli, dai. E niente, ragazzi, è stato un piacere e ci vediamo alla prossima. Ciao!